La ginecologa di Auschwitz, La dura scelta di Gisella Perl. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Ad Auschwitz, Gisella Perl non è più la dottoressa specializzata in ginecologia, ma l'internata numero 25404. Il suo nome e la sua storia sono insignificanti per i nazisti, ma la sua laurea in medicina, soprattutto in ginecologia, è rilevante. Josef Mengele, noto come il dottor morte di Auschwitz, seleziona con attenzione le persone adatte ai suoi scopi, incluso il personale medico ebreo arrivato al campo con i carri bestiame. Perl assume il ruolo di ginecologa ad Auschwitz, un incarico del tutto estraneo alla sua vocazione di dottoressa, lontano dalla gioia di assistere i parti e dall'emozione di una madre che abbraccia il suo neonato. In quel campo di concentramento, dove i nazisti cercano di cancellare le basi biologiche dell'ebraismo, come affermato da Rudolf Höss in Comandante ad Auschwitz, Gisella Perl è costretta a dispensare morte anziché vita. Immaginare quanto le sia costato compiere tali atti è difficile, ma ad Auschwitz non c'era spazio per un astratto concetto di etica. Era necessario sporcarsi le mani, in senso letterale oltre che metaforico. La storia di Gisella è ardua da narrare. Gisella Perl nasce nel 1907 a Maramarossiget, Ungheria, ora Sighetu Marmației, Romania. Studentessa modello, si diploma a 16 anni con il massimo dei voti, unica donna ed ebrea nel suo corso. Cresciuta in una famiglia benestante, Gisella, come i suoi numerosi fratelli, ha l'opportunità di frequentare l'università. Nonostante l'iniziale opposizione del padre, preoccupato per il possibile allontanamento della figlia dalla fede ebraica, Gisella si laurea in medicina e va a perfezionarsi a Berlino. Ritorna in Ungheria con il marito Efraim Kraus, anch'esso medico, godendo di tempi umani, in cui una famiglia ebrea può vivere normalmente. Tuttavia, nel marzo del 1944, la Germania invade l'Ungheria, iniziano i rastrellamenti e Gisella, con la sua famiglia, finisce nel ghetto di Sighet. Solo la figlia Gabriella sfugge all'internamento, nascondendosi presso una famiglia non ebrea. Sarà la sua salvezza. In pochi mesi, oltre 440.000 ebrei ungheresi sono deportati ad Auschwitz, tra cui Gisella Perl, separata immediatamente dal marito e dal figlio. La sua prima impressione è devastante. Il fumo del crematorio aleggiava sull'accampamento come grandi nuvole nere. Lingue di fuoco rosso sfioravano il cielo e l'aria era impregnata dell'odore nauseante della carne bruciata. Destinata all'ala femminile di Birkenau, conosciuta come Auschwitz II, Gisella viene assegnata all'ospedale del campo, se così si può chiamare quel luogo di sofferenza che offre poche speranze di guarigione. Nonostante la drammatica situazione, la sporcizia e la mancanza di attrezzature mediche, la dottoressa Perl spera di essere d'aiuto alle detenute. Con strumenti medici rudimentali o, in mancanza di essi, con le parole, cura molte pazienti, raccontando loro storie di speranza e ricordando loro che un giorno potranno festeggiare di nuovo i compleanni e cantare. Il dottor Mengele la incarica personalmente di segnalare tutte le donne incinte, promettendo loro un trasferimento a un campo migliore con latte e alimentazione adeguata. Gisella, ingenuamente, crede a questa menzogna, poiché vede le donne partire su camion della Croce Rossa. Tuttavia, scopre successivamente che quelle donne incinte vengono utilizzate in disumani esperimenti medici, per poi essere uccise nelle camere a gas. Con il passare del tempo, Gisella Perl comprende che il destino delle donne incinte ad Auschwitz è segnato: la morte nelle camere a gas. La situazione si aggrava quando Mengele inizia a sottoporle a orribili esperimenti, lasciandole poi nelle mani sadiche delle guardie. Erano circondate da un gruppo di SS, uomini e donne, che si divertivano a tormentare queste creature indifese. E poi la morte diventava un'amica gradita. Picchiate,
dilaniate dai cani, trascinate per i capelli, prese a calci nello stomaco con pesanti stivali tedeschi. Poi, quando crollavano, venivano gettate nel crematorio. Vivevano. Dopo aver assistito a tali orrori, la ginecologa di Auschwitz decide che non ci sarà mai più una donna incinta nel campo. Di notte, all'ospedale o nelle baracche luride, Gisella pratica migliaia di aborti e infanticidi, utilizzando solo le sue mani sporche. È l'unica scelta possibile per salvare le donne, sperando che in un futuro migliore possano diventare madri. Un modo drammatico di opporsi al genocidio, quando la dottoressa Pearl non poteva permettersi il lusso di preoccuparsi dell'etica. Il destino di quei bambini era comunque segnato, uccisi dai nazisti, secondo le direttive di Mengele. Gisella Pearl avrebbe condiviso la loro sorte se avessero scoperto la verità. In una rara eccezione, la dottoressa Pearl esita a togliere la vita a un neonato, ma il rischio di essere scoperta diventa troppo grande dopo 2 giorni. Immaginare lo strazio di Gisella, che narra l'episodio in poche, terse parole, è difficile poiché quell'orrore è oltre ogni descrizione. Presi il piccolo corpo caldo tra le mani, baciai il viso liscio, accarezzai i lunghi capelli, poi lo strangolai e seppellii il suo corpo sotto una montagna di cadaveri in attesa di essere cremati. Verso la fine della guerra, Gisella Pearl viene trasferita a Bergen-Belsen e si trova ad affrontare un parto il 15 aprile 1945. Il bambino nasce sano, ma la madre, estremamente debilitata, è in grave pericolo di vita. Per la prima volta dopo un anno, la dottoressa ha la possibilità di intervenire a favore della paziente e di gioire per la nascita, poiché il campo viene liberato dall'esercito britannico durante il travaglio. Pearl chiede immediatamente a un soldato ciò che fino ad allora era stato un lusso inimmaginabile: acqua pulita, un antisettico e delle bende. Gisella Pearl ritorna alla sua professione di medico, nel senso più nobile che aveva prima dell'internamento, e resta a Bergen-Belsen per curare i sopravvissuti allo sterminio. Dopo alcuni mesi parte alla ricerca della sua famiglia e, vagando da un campo all'altro, apprende la devastante notizia che tutti i suoi parenti, compreso il marito, il figlio, i genitori e molti altri, sono morti nelle camere a gas. Nonostante abbia curato, sostenuto e salvato migliaia di vite con straordinario coraggio, Gisella Pearl non trova per sé lo stesso coraggio e tenta il suicidio ingerendo del veleno. Viene salvata e mandata in un convento francese nel tentativo di aiutarla a riprendersi. Dopo questo episodio, inizia a condividere la sua testimonianza sugli orrori di Auschwitz in tutto il mondo. Nel 1948 pubblica le sue memorie sulla terribile esperienza di medico nel lager nazista nel libro «Ero un medico ad Auschwitz». In quel memoriale descrive anche Irma Grese, una giovane guardiana che trae piacere dalla sofferenza delle persone che la dottoressa doveva operare senza anestesia. Della Grese, Pearl scrive: «Il suo viso era chiaro e angelico, e i suoi occhi azzurri erano gli occhi più allegri e innocenti che si possano immaginare». Questa descrizione contribuisce al processo contro Irma, supportata da testimonianze simili, che porta alla condanna a morte dell'ex guardiana delle SS. Gisella Pearl desidera vedere Mengele sotto processo, ma questa soddisfazione le è negata, poiché il dottor Morte vivrà libero in Sud America fino alla sua morte naturale. Il 12 marzo 1948, il presidente statunitense Truman firma un disegno di legge che consente a Pearl di rimanere negli Stati Uniti. Durante un interrogatorio a causa di sospetti legati alle atrocità commesse dai medici nazisti di Auschwitz, racconta la sua storia, corroborata da altre testimonianze di ex internati. Nel 1948, Eleanor Roosevelt la incoraggia a riprendere la pratica medica e Gisella inizia a lavorare come ginecologa al Mount Sinai Hospital di New York,
diventando una specialista nel trattamento dell'infertilità. Prima di entrare in sala parto, prega silenziosamente con le stesse parole: «Dio, mi devi una vita, un bambino vivo». Nel 1951, a 44 anni, le viene concessa la cittadinanza statunitense. Nel 1978, la ginecologa di Auschwitz si trasferisce in Israele, dove si riunisce con l'unica figlia sopravvissuta alla guerra. Lì lavora come volontaria in una clinica ginecologica. La dottoressa, soprannominata l'Angelo di Auschwitz, continua a far nascere bambini fino alla fine della sua vita, avvenuta nel 1988. Il giudizio sull'operato di Gisella Perl ad Auschwitz è controverso. Alcuni, principalmente negazionisti dell'Olocausto o antisemiti, l'hanno accusata di collaborare con Mengele per ottenere vantaggi personali. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle testimonianze di sopravvissuti di Auschwitz conferma la storia raccontata da Perl, il suo terrore verso Mengele e l'impossibilità di emettere un giudizio morale sulle sue scelte, fatte in un luogo in cui il concetto di scelta aveva perso ogni significato. Eppure, Gisella Perl fece quella scelta drammatica di sporcarsi le mani, e nessuno può dire né immaginare quanto le sia costata. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.